nell'episodio precedente. Devo staccare la corrente. No, no, no. Che cazzo è? Guarda che botto. Dai. Cioè, è bruciato tutto, ha bruciato anche il tavolino. Ciao a tutti, bentornati al mio videoblog. E oggi ho questo alimentatore che avete visto nel filmato precedente, mi è esploso. E sembra messo male, però secondo me funziona ancora. Io credo che se lo rimonto e se lo incollo, qui c'ho un po' di Bostik, ci si dà un po' di Bostik sopra così. E secondo me, siccome questa è roba cinese, non sono troiai, questa è roba buona. E secondo me basta rincollarlo. È capace, funziona sempre. Vediamo un po'. Allora, basta soprattutto che cercare di farli combaciare perfettamente tutti i pezzettini. Ecco, vedete? Secondo me, per me è sempre buono sta Gigio. Io sono sicuro che funziona sempre. Sì, sì, sì. La voglia te. Ora mettiamolo così, che la colla asciuga un attimino e vediamo un po'. Sì, sì, questa è roba cinese, ragazzi, questa non è roba che si rompe. Diamo un po' un'occhiata. Oh! Nuovo di trinca! E ho detto, il Bostik, col Bostik, il Bostik fonde le plastiche e le rifà, le ritorna perfettamente come nuove, vedete? Guardate. Ora, per toglierci tutti i dubbi se funziona oppure no, si attacca alla corrente. Si dovrebbe accendere, eccolo qua, eccolo qui. Guardate, si accende. Se stacco questo ora si vede forse poco, ma ecco, si è spenta la lucina verde. Mi avvicino di più, eccolo lì. Ora, questo alimentatore qui è da 48 volts, quindi prendiamo il super multimetro cinese, anche questo assolutamente altissima qualità, e andiamo un po' a vedere se veramente eroga 48 volts. Eccolo lì, 48 volts, perfetto. Stacco la corrente, vediamo per quanto ancora, ecco, 5, 2. Ricollego la corrente e vediamo se ritorna 48 volts. Eccolo qua, ragazzi, perfetto. Ho detto io, questa è roba cinese, questa è roba che non si rompe mai, non si rompe mai, non va buttata via, anche quando sembra a caso disperato. Basta un po' di Bostik, ci tiri un po' di Bostik e vai alla grande. L'unico problema invece è il tavolino, che essendo di produzione italiana c'è poco da fare e rimarrà bruciato così. Con questo io ho concluso. Se voi, insomma, vi è piaciuto il filmato, mi raccomando, iscrivetevi a questo canale YouTube e a me non resta che salutarvi e dirvi, come sempre, restate sani.